Amici telespettatori, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Beh, ovviamente sono la trasmissione sta andando in onda alle ore 21, ma l'abbiamo registrata alcuni giorni fa e dobbiamo ringraziare il BB Albergo La Manna e la padrona di casa Irene La Manna che ci onora mettendo a disposizione questa struttura, una struttura davvero amena. Sita a San Vito, in via San Vito, e l'albergo La Manna, dobbiamo dire, è una perla di eleganza e di relax. Molti politici, quando incominciano a dare un po' fastidio, potrebbero magari rilassarsi qui, ma bisognerà vedere se poi Irene La Manna sarebbe disposta ad accoglierli. E allora andiamo subito a salutare gli ospiti di questa serata. Prima diciamo l'argomento, faremo un'analisi del voto, perché le ultime elezioni hanno prodotto uno tsunami soprattutto nel PD, e poi vedremo anche le prospettive future per il rinnovo del Consiglio Comunale di Taranto. Andiamo subito a salutare gli ospiti, la padrona di casa, Irene La Manna, titolare del B&B. Benvenuti e bentrovati. Dicevo, Irene, è una struttura davvero che spinge a rilassarsi e tanti politici un po' nervosi. Ecco. Io però, se fossi lì, non lo nomino, ma avrete capito chi è. Io quel politico lì non lo inviterei. Ma chi è, quello del gufo? È un amico di quello del gufo. È un amico. Un cagnolino, un cagnolone. Andiamo a salutare l'avvocato Giampiero Mancarelli, componente della segreteria provinciale di Taranto del Partito Democratico. Buonasera a tutti voi. Amico fino a qualche tempo fa di Costanzo Carrieri. Ma tuttora. Tuttora? Sì, meno male, sì. Siete amici e ve le date di santa ragione, figuriamoci politicamente parlando. Nella trasparenza, nella insomma. Trasparenza. Aldo Renna, consigliere comunale di Taranto dei Conservatori e Riformisti. Buonasera. Abbiamo due espressioni, dunque del centro-sinistra e del centro-destra, e una rappresentante della società civile, dell'associazionismo, Irene La Manna, che viene salutata con le campane. Non ci siamo messi d'accordo, Irene, né con il parroco né con l'Altissimo, ma è stata così. È così, divina. Divina. Un saluto, neanche se avessimo cronometrato e ci fossimo messi d'accordo, sarebbero partite le campane. Dicevo, Irene La Manna, presidente dell'Associazione Taranto Turismo, io dico la spina nel fianco, nel senso più positivo del termine, del territorio di San Vito e non solo, proprio perché svolge una funzione di presidio, tra virgolette, di controllo su certe malefatte. Ben venga la società civile che tanto fa in quei settori in cui l'amministrazione poco manca o nulla fa. E allora partiamo subito dall'analisi del voto. Partiamo da Giampiero Mancarelli, componente della segreteria provinciale di Taranto del Partito Democratico. Mancarelli, un PD che peggio non poteva fare in questa tornata elettorale, che ha visto i comuni della provincia ionica e non solo chiamati al voto. Un risultato che è andato oltre la più nera delle aspettative. È un distacco soprattutto del ceto della dirigenza del PD rispetto alla base, insomma una realtà da ridisegnare ex novo. E insomma un quadro non bello sicuramente. Non ricordo, nonostante insomma abbia 40 anni e quindi non sia insomma un politico di lungo corso, ma non ricordo una sconfitta così in provincia di Taranto mai, nemmeno quando c'erano i DS, la Margherita, insomma, quindi è inutile nascondersi dietro un dito o essere insomma struzzi. È la verità, la situazione non è delle migliori. Penso che il Partito Democratico e nei territori debba riprendere quello che era la speranza di cambiamento che ha riscontrato negli anni passati. Questa speranza di cambiamento anche a Taranto si è scontrata con invece l'ansia dei maggiorenti di mantenere gli equilibri che riguardavano loro, quindi insomma si è cercato di, diciamo, fare gli equilibristi invece di avere una
e chiara impostazione politica, e di questo insomma me ne duole, perché io che ero vice segretario, ma che non lo ero più da un anno e mezzo, avevo sempre segnalato, penso ai casi di La Terza. Ha evitato mancare di affondare, non si è reso protagonista di una colata a picco. Sì, senza dubbio. Ma di una calata, insomma, colata, penso all'Indo, no, e mi viene la parola colata. E nei fatti penso che, insomma, penso al caso proprio a punta di un iceberg, La Terza, dove c'è un sindaco che ha lavorato bene, tant'è che è stato riconfermato per il secondo mandato, un importante rappresentante del Partito Democratico che per vicissitudini, insomma, che poco attengono in realtà ad un partito che deve essere inclusivo, quindi non può essere esclusivo di una piccola parte, ma deve riprendere, insomma, il partito di popolo che era. Insomma, ci siamo ritrovati con, insomma, poi avete una avuto anche cocente. Un segretario provinciale, il dimissionato, il giubilato, il trombato politicamente, Walter Musillo, che secondo me, per fare sempre il signor sì politico, a dire sempre sì rispetto alle linee politiche, ai desiderata politici dell'onorevole Perillo, non ha fatto altro che trascinare tutto il PD nel baratro, perché poi Mancarelli dobbiamo anche individuare le cause di quello che è successo. Tante posizioni di Perillo e non solo hanno determinato certe uscite, come dire, infelici, una certa spocchia anche nell'atteggiamento, nel contatto diretto col cittadino, hanno creato la frattura rispetto all'elettorato. Io più che portare a te e a lui un ramoscello di ulivo per riprendere, insomma, no, io non ci tengo la proprio. Pace, insomma, proprio. So che la vicenda è molto complicata e complessa, al di là delle battute, insomma, come uomo di pace non posso che dire che il grande problema, diciamo, di Walter, del segretario, è stato quello di, insomma, essere, insomma, troppo legato a questi equilibrismi di cui parlavo prima. E poi Mancarelli, senza dubbio, abbiamo pagato. Sì. Se ci sono delle responsabilità politiche del segretario, ci sono anche le responsabilità politiche del vice segretario, il suo caro amico Costanzo Carrieri. Ma ne parleremo fra un po', perché nei giorni scorsi lei è andato duro su Carrieri, attuale presidente dell'ASI, e ha detto: ma io i risultati di Carrieri dal punto di vista della presidenza dell'ASI io non ne ho visti. Poi ne parleremo. Passiamo ad Aldo Renna, conservatori e riformisti. Beh, il centrodestra è un cantiere in evoluzione, o forse in involuzione, chi lo sa, perché si è partiti da questa spaccatura, da questa diatriba. Lo sapete che si dice diatriba, non diatriba. Stavo dicendo diatriba, però ho detto ora mi rideranno appresso e diranno: abate non sa parlare, invece si dice diatriba. Dicevo, Renna, questa frattura tra Forza Italia e i conservatori, l'ala di Fitto, e poi i postumi dell'antico dissesto, perché sì, il dissesto, i guai sono stati combinati, però qua va a finire che se piove è colpa del dissesto. Normale. Però nel centrodestra c'è tutto da ricostruire e mi sa che siamo ancora molto, ma molto lontani dall'alba. Sì, effettivamente quello che dici è una semi-verità, cioè non vedo ancora un centrodestra all'opera per poter trovare un candidato sindaco per le prossime elezioni, anche se, come è vero, come al solito, noi ci riduciamo sempre all'ultimo minuto. Però ti posso dire che questa volta ci sono dei segnali positivi, partendo dall'onorevole Chiarelli, che un paio di giorni fa ha incominciato a muovere un po' le acque, chiedendo ai partiti del centrodestra di incominciarci a confrontare su qualche nominativo che sarà preso in considerazione nel momento in cui c'è un programma sottoscritto da tutti i partiti. Renna, mi scusi se interrompo. Sì. Quello che dicevo anche a proposito del centrosinistra è la capacità di colloquiare con la gente, di condividere le sofferenze, le difficoltà del quotidiano. Certo. È lì che si perde o si vince la certo. battaglia. E qui c'è stata l'intelligenza, la scaltrezza delle forze antisistema, penso certo. al Movimento 5 Stelle, penso ad altre liste civiche, che hanno saputo, diciamo, intercettare
quella rabbia e condividere certe sofferenze del cittadino, mettendosi al fianco del cittadino. Qui sfondi una porta aperta, come lo sai benissimo. Io sono stato sempre, ogni volta che mi sono candidato nella mia città, ho sempre supportato le liste civiche, perché le liste civiche sono effettivamente coloro che accolgono il voto di protesta e di sofferenza, come dici te. Ecco perché la mia idea oggi sarebbe che il centrodestra dovrebbe fare un sunto di tutto ciò che all'interno è accaduto e serve soprattutto di esperienza, vedendo poi nelle grandi città che cosa è successo, perché Forza Italia ha avuto un crollo non indifferente. Salvini, con la lista Salvini, non è andata come doveva andare. A Roma c'è stata quella rottura, quella frattura, dove non ci ha portato ad arrivare al ballottaggio. È normale che oggi l'antipolitica, come la chiamiamo, il voto di protesta, viene presa da 5 Stelle, però bisogna dire anche che 5 Stelle non ha una proposta, ha soltanto da contestare, ha soltanto da dire no a tutto, ma non è così che si fa l'opposizione. Ora io dico, Renna, valutiamoli, qua, ora che governano vedremo, esatto. Perché fare l'opposizione è molto facile. Certo. Vediamo, a proposito dei 5 Stelle, del Movimento 5 Stelle, io ho invitato ufficialmente il Movimento 5 Stelle, perché era ed è giusto, è una forza, e oramai siamo, non c'è più un bipartitismo ma un tripartitismo, e quindi da questo momento in cui 5 Stelle è giusto che facciano parte, siano ospiti, no, dei vari dibattiti, anche per commentare il voto che c'è stato. Non ho avuto un loro rappresentante, perché quello che la versione che mi è stata riferita, oggi sabato 25 siamo in registrazione, arriva a Taranto Di Battista, il leader, uno dei leader dei 5 Stelle, quindi tutto il gruppo, i vari meetup dei 5 Stelle erano lì impegnati ad accoglierlo. Va bene, sono degli impegni, possiamo capire, però le altre volte ci farebbe piacere che aderissero all'invito. Prego. Sì, voglio concludere il concetto che stavo esprimendo, proprio perché un'opposizione deve dare l'alternativa a una maggioranza, e noi in consiglio comunale, parte del centrodestra, da sempre per esperienza, un contributo suo che poi magari viene anche intrapreso male da chi a volte scrive sui giornali, però questa è la vera opposizione: contestare ma nello stesso tempo dare una sua interpretazione anche di qualsiasi cosa si voglia fare. 5 Stelle non hanno dimostrato, vedremo, ecco, una scadenza da qui a un anno su Roma e su Torino, cosa saranno capaci di fare. Secondo me, prendendo gente da internet, come loro fanno questo tipo di sfoglio, le primarie, le comunarie, ecco, le primarie sono, io le chiedo, le primarie del centrodestra, però mettendo a valutazione quante più persone capaci di conoscere soprattutto il proprio territorio. E uno di quelli, onestamente, nel centrodestra, il mio nominativo è stato fatto dal sottoscritto, perché non voglio che qualcuno venga a Taranto a prendersi soltanto dei voti per fare il consiglio comunale. E passiamo a Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo. E delegato provinciale dell'associazione nazionale Bed and Breakfast Italia, riconosciuta da Camera di Commercio e Confindustria Italia. Benissimo. Allora Irene, siamo amici, ci diamo del tu, ci ospiti in questa struttura. Come associazionismo, come imprenditrice, beh, la classe politica, soprattutto quella tarantina, dovrebbe dare delle risposte, e invece siamo purtroppo costretti, dico siamo tutti, a subire tante scelte infelici dell'amministrazione, tante difficoltà che si frappongono proprio alla crescita, allo sviluppo del territorio, a lanciare il turismo, le opere nel settore. E cosa si sente di dire dal suo osservatorio, privilegiato da un lato perché esterna ai giochi di potere, però anche come dire, danneggiato, perché poi finisce per subire certe scelte? Un territorio, per esempio, che il Comune di Taranto, la figuraccia che ha fatto con l'iniziativa Piazza Azzurra, e quindi il maxi schermo che stava per essere installato sulla rotonda del lungomare, non si capisce cosa è successo, cosa con la C maiuscola o con la può essere ambivalente, cosa è successo. Sta di fatto che le autorizzazioni vengono meno, i poveretti di Telenor, i poveretti in senso, per carità,
gli operatori tecnici che stavano montando tutto, a un certo punto si sentono dire dietro front, si smonta tutto. Leporano, che è un comune intelligente, gestito. E ci auguriamo che non gli arrivi qualche multa. No, ci sarà un risarcimento di danno, penso, triste. No, che non arrivi qualche multa da parte del comune agli operatori. Ci manca solo quello. Ci si può aspettare di tutto. E il comune di Leporano, che è un comune intelligente e attivo, ha saputo cogliere la palla al balzo e ha detto venite da noi. Allora Irene Laman, ti trovi in questo gran casotto. Io continuo, come ormai il territorio sa, anche gli amici, amici e nemici, comunque gli amministratori sanno, mi trovo in una situazione davvero molto difficile del nostro territorio. Ho preso al cuore lo sviluppo territoriale del marketing territoriale, effettivamente perché ne sono un imprenditore, facendo quindi non solo gli interessi miei, ma gli interessi di tutti quei cittadini che lamentano sul territorio la mancanza di possibilità di lavoro. Un territorio si muove economicamente soltanto con lo sviluppo economico. È fondamentale, il gasolio dello sviluppo economico è il territorio, non la politica, perché badiamo bene, la politica non deve dare lavoro, quindi tutti quei politici che tra qualche mese inizieranno a promettere posti di lavoro, cacciateli di casa malamente, chiamate la Guardia di Finanza, certo. Perché sono gentaglia che non merita di essere neanche a piede libero, come ci dicevamo prima. Io investirei nei confronti di questa gente in edilizia carceraria. Esattamente, tanto abbiamo diverse isole libere, le possiamo mettere lì per ricostruire le isole. Quindi la politica, l'amministrazione si deve adoperare per mettere il territorio nelle condizioni in cui un imprenditore possa lavorare tranquillamente e possa far arrivare economia pura. Mi succede in questi giorni qualcosa, Luigi, di fantascientifico. Cosa succede? Sono arrivati i marziani. Sì, più o meno, che sono alcuni cittadini del nostro territorio. Succede questo, che magari si è diffusa la voce, perché a qualcuno piace chiacchierare, che io voglia candidarmi politicamente, però io sono di un livello... Per me sarebbe un valore aggiunto. Sì, per ma io sono città, di un livello però... totalmente diverso e non voglio peccare di presunzione con questo. Quindi continuo a fare il mio mestiere e qualora non dovessi voler fare il mio mestiere deciderò di fare l'avvocato. Ma detto questo, e chiudo la parentesi, quindi vi tranquillizzo ancora una volta, mi capita, perché comunque mi metto a disposizione anche dei cittadini più bisognosi, mi capita di sentire qualcuno che nel momento in cui viene, diciamo rimproverato, no? da me, perché magari sta commettendo redarguito, magari sta commettendo qualche atto illecito piuttosto che qualcosa che non deve farsi, mi dice io non ti voterò. Ma... no, chiariamo, io non mi devo candidare. Però da cosa si evince da questa espressione? Si evince che il cittadino è disposto a votare finanche chi lo favoreggia nel commettere atti illeciti. Il dout des. È un dout des sbagliato. Certo, è chiaro. Perché io posso domani voler votare Aldo Renna, ma lo devo votare, per par condicio dico anche l'altro amico, però... Non devo fare uno scambio di cose. No, certo, dire, guarda, voto di scherzo. Io ti voto, ti do la possibilità di fare quello che ti piace, cioè di fare il politico, ma tu devi servire il territorio, certo. Perché sei un servitore dello Stato. A tutto sei e retribuito per fare questo. Esattamente. E quindi non ti devo dare in cambio né soldi né cose. E se tu politico ti accorgi che qualcuno sta commettendo un atto illecito o ti chiede di favorirlo a commettere un atto illecito, vediamo i parcheggi degli abusivi, non devi assolutamente permettere che si faccia, perché il tuo interesse deve essere la liceità del territorio. Cioè. Bene, ora ce ne andiamo in pubblicità, però prima di andare in pubblicità dobbiamo ringraziare il BB Albergo La Manna proprio per averci messo a disposizione queste bevande fresche. Abbiamo un'ottima menta e un orzo menta, abbiamo anche degli ottimi biscotti. E così, con un bel drink, rigorosamente analcolico, ma verde, forse qualcuno, più di qualcuno nel PD è diventato verde di rabbia, Mancarelli, ce ne andiamo in pubblicità.
alla faccia di chi ci vuole male. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo. Mi sono spostato perché il sole di madre natura finiva per crearmi dei problemi ai fini della registrazione della luce, dei riflessi, delle ombre, quindi mi sono spostato. Ripartiamo. E allora, Mancarelli, intanto la Federazione di Taranto del PD, la federazione è stata commissariata e nel PD volano gli stracci. Parlavo di una polemica tra lei e Costanzo Carrieri, lei evidentemente, come dire, non ce la faceva più ed è esploso. Carrieri ha detto, dice, questo succede quando si rosica. Mi è sembrato quasi un giochetto tra... una querela che mi ha ricordato tanti tempi lontani di quando ero piccolo, e ho di quegli sfottò, no, che ci sono tra i tifosi, no, quando si dice tu stai rosicando, no, perché poi è stato attribuito a lei il fatto che Mancarelli, lei non avrebbe digerito il fatto che al suo posto è diventato segretario provinciale del PD Costanzo Carrieri. Insomma, cosa c'è in questa vicenda? Ma insomma, ne parlavamo prima, io penso che il commissariamento di Walter Musillo sia stato fatto anche in maniera un po' truce, direi, insomma. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, sono negativi assolutamente. Senza dubbio, penso, in una comunità che ha gli stessi ideali e le stesse modalità, io avrei preferito una telefonata, si sarebbe potuto dire, insomma, dimettiti e quant'altro. Questo non è avvenuto, quindi insomma, solidarizzo per il metodo con il segretario. Certo è che in quest'ultimo periodo, in questo anno e mezzo, perché la motivazione, per essere chiari, può interessare pochi o tanti, ma la realtà è questa, ecco perché lo sfogo è che è diventato, insomma, l'equilibrismo di alcuni big, perché la lesa maestà è stata dal fatto che il sottoscritto voleva candidarsi e aveva, insomma, diverse circoli che avrebbero preferito una mia candidatura, che è stata ostacolata. Oggi ne paghiamo le conseguenze perché nessun consigliere regionale è assessore, per via delle questioni giudiziarie e anche per via del fatto che Liviano è stato, insomma, si è dimesso per le vicende che conosciamo. Oggi Taranto non ha nessun consigliere regionale, mi è stata fatta pagare quella scelta di voler, insomma, candidarmi e quindi di rompere degli equilibri, e quindi in questo, diciamo, Carrieri ha avuto un ruolo positivo. Oggi però riscontro, mio malgrado, che, insomma, Carrieri rappresenta colui il quale, insomma, il responsabile maggiore, più che Walter, dei disastri avvenuti a Ginosa, alla Terza, a Grottaglie e a San Giorgio. Politico. Eh sì, quindi bisogna prendere atto che è un intero, insomma, classe dirigente che va ripensata. Io dico, apriamo porte e finestre, non guardiamo il buco dell'ombelico, ma cominciamo a guardare i cittadini e i loro problemi, come si diceva prima. Mi piace l'intervento di chi ci ospita, lo ringrazio per l'ospitalità, a sottolineare come molto spesso Taranto viene dipinta male. Infatti dovremmo ripartire da noi stessi e dire, appunto, che, insomma, l'Expo, dico una cosa per tutte, all'Expo, nel padiglione Italia, nella prima stanza, insomma, d'ingresso, c'era l'essere italiani, no? Il genio italiano, come sa costruire il lavoro, e tra questi 20 geni c'era uno per ogni regione. La regione Puglia aveva un tarantino che era Fanizza con lo Ionian Dolphin Conservation. A sottolineare come in realtà forse abbiamo delle grandi opportunità, delle grandi potenzialità, in realtà ci fermiamo, insomma, a piangerci addosso. Beh, il Partito Democratico dovrebbe essere all'altezza di questo difficile compito, anche rispetto al prossimo anno, a questa tornata elettorale complicata, difficile, perché quando passano due legislature di uno stesso sindaco, diciamo, insomma, si arriva un po' stanchi, dovremmo riattivare le pile, e penso che, insomma, il Partito Democratico deve aprire, come dicevo, porte e finestre per riconnettersi con Taranto. Renna, lei è stato ed è uno dei più battaglieri oppositori, però quella vicenda della cosiddetta stampella, di questo assist fornito alla maggioranza per non cadere, è stata equivocata, è stata interpretata in un certo modo. Lei ha sottolineato il fatto che
è stato fatto per senso di responsabilità. Lei dice non si poteva buttare a terra un'amministrazione e farla commissariare. No, però, non ho detto questo. No, mi corregga. Sì. In quel momento, allora, già era stato rinviato al 7 il consiglio con... Ecco, ricostruiamo la vicenda, allora, storicamente. In aula c'eravamo quasi tutti, nel momento in cui hanno già preso atto e rinviato al 7 il provvedimento sul bilancio, metà dell'opposizione, nome e cognome, Gianni Liviano, Capriulo e il mio capogruppo Cannone, si sono alzati per fare uno sgambetto personale nei confronti di Stefano, sono usciti fuori dall'aula. Se uscivo io, sarebbe decaduto in quel momento la seduta, ma il consiglio era stato già aggiornato al 7, quindi il provvedimento del bilancio si sarebbe discusso il 7. Siccome io non mi faccio portare a passeggio né da Gianni Di Liviano né da Dante Capriulo, due estremisti di sinistra che fanno una politica contro Stefano personale, su problemi personali. Forse lei non stava presente, ma sono arrivati a parole brutte, tant'è che io stesso mi sono vergognato di essere consigliere comunale in quel momento, perché Gianni Liviano si era scagliato contro il sindaco. Voi sapete, non sono un estimatore del sindaco politicamente, però ho stima della persona per quello che ha fatto nel passato come medico. E io sul piano personale, perfetto. Massima invece stima. Loro no. Allora, siccome anche il mio capogruppo si è alzato, ripeto, io non mi faccio portare. Ho avuto anche uno scontro con Cannone, siamo andati anche alla domenica all'interno del partito a cercare di aggiustare la situazione che abbiamo aggiustato, io ho dato le mie motivazioni. Perché c'erano solo tre provvedimenti importantissimi per la città, che erano tre delibere che erano più che altro per il prossimo consiglio comunale che avverrà nel prossimo anno, cioè stiamo già preparando il tutto, non vedo per quale motivo io devo buttare a terra. Quindi non era una stampella, tanto che provocatoriamente l'indomani si è presentato con una stampella. Sì, sono andato in consiglio comunale. Piero Bitetti si è preoccupato che lei si fosse fatto male, invece no, era una cosa simbolica. Ho detto io non sono la stampella del sindaco, e questa qui la posso dare in testa a quel giornalista che ha riportato la notizia, che grazie a Dio non sono io. No, assolutamente, meno male. Tu, Luigi, sei stato sempre uno che ha detto un rompiscatole leale. Leale, esatto. Per questo mi hanno fatto furbo, ma non ci sono riusciti perché sto qui. La vita mangiata pane tuest, come si dice a Taranto. Bolzano dicono così. Ecco. Allora, Irene Lamanna, intanto lei si sforza per fare turismo. Apprezzo tanto la direttrice del Martà, della dottoressa degli innocenti, tanti fremiti, tanti sforzi per cercare di far crescere il territorio, e poi la domenica troviamo la città, mi viene da ridere, anzi sarebbe da piangere, una città Taranto in cui i cassonetti non vengono svuotati perché, secondo il sindaco, il costo festivo, quindi tra straordinaria e roba varia, è elevato, e quindi bisogna stringere la cinghia, come a dire: signori cittadini tarantini, tenetevi la mondezza, e voi turisti venite purtroppo in quella che la domenica diventa la città dell'immondizia. Cioè, è assurdo. Da un lato, non a caso ho citato il Martà, ho citato l'impegno della dottoressa degli innocenti. Però poi immaginate un'attività commerciale, magari in pieno centro, con dei tavolini sui marciapiedi, autorizzati, perché poi ci sono pure quelli non autorizzati, e si trovano a fianco i cassonetti, traboccanti. Io devo dire che quando ho sentito queste cose, ho letto e riletto le dichiarazioni di Stefano, pensando di aver sbagliato, ho detto: poveri noi, che fine abbiamo fatto? Allora, intanto è doveroso ringraziare la direttrice del Museo Martà, che si sta tanto adoperando per il territorio, come altrettanto doveroso ringraziare l'ammiraglio Ricci, che da sempre è stato promotore della messa a disposizione, della cura del Castello Aragonese e della messa a disposizione del cittadino in quanto marina militare, istituzione a me, come si sa, molto cara. E anche a me, perché vengo da una tradizione
legata, familiare, legata alla Marina, alla Marina Militare. Militare, padre, nonno e quant'altro. E generazioni, ma una importanza, bisogna spezzare una lancia in favore o una freccia in favore del Comune di Taranto, perché ha messo a disposizione del turismo, quindi del marketing territoriale e anche dei cittadini che volessero conoscere, gli ipogei in Città Vecchia. Operazione fatta dall'Ufficio del Patrimonio, che è aperta quasi nei fine settimana, sicuramente sempre, gratuitamente. Ed è sono veramente un fiore all'occhiello, una chicca. E quindi è necessario dare la stessa importanza a questi ipogei che diamo al museo e al Castello Aragonese. Detto questo, tornando allo scempio della spazzatura, io effettivamente ti do ragione, Luigi, diciamo che probabilmente è stata una scelta affrettata quanto sbagliata quella del sindaco. Che però sta perseverando nella scelta, perché io posso anche fare una scelta sbagliata, però perseverare, insistere in una scelta del genere diventa deleterio. Sì, diciamo che nell'AMIU hanno la stessa difficoltà che alla Polizia Municipale, ovvero pochi uomini. Però a questo punto a me una domanda sorge spontanea, e lo hanno dimostrato tantissime foto che sono state pubblicate su Facebook, sul social network, ma anche sui giornali in queste ultime settimane. Molto spesso vediamo cassonetti vuoti e la spazzatura a fianco dei cassonetti. Ora io mi pongo una domanda: è per caso, o potrebbe essere per caso, una cattiva volontà da parte del cittadino fatta in maniera mirata, perché si vuole puntare all'abbattimento di questa amministrazione? Punto interrogativo. Questo può Se essere. Così fosse, sarei perfettamente d'accordo con loro, ma visto che ormai, cari concittadini tarantini, parlo a tutti voi, abbiamo deciso che questa giunta non sarà rivotata, che non li gradite, perché farli capire autodanneggiandoci? La scelta la dovete fare in cabina elettorale l'anno prossimo. È inutile fare i dispettucci di andare a buttare la spazzatura in orari non desiderati e di creare a voi stessi un danno, perché il danno non lo fate al sindaco o a Renna o all'altro consigliere, lo fate, o a chiunque sia, o agli assessori, lo fate a voi. Non lo fate all'AMIU, lo fate a voi, lo fate a noi, che vediamo poi tra gli scarafaggi, la spazzatura e i topi, che per carità già esistono da 10 anni, però sono cresciuti. Però perseverando in questo delirio, perché questo è un delirio dei cittadini, non arrivano a nulla di buono. Ed io purtroppo, scusatemi se mi prendo qualche altro minuto, sto riscontrando questa inciviltà e mancanza di educazione dei cittadini anche nell'utilissimo senso unico che abbiamo avviato, grazie al sindaco e alla Polizia Municipale, in Viale del Tramonto, lì dove i cittadini continuano in maniera imperterrita a proseguire nel senso vietato. Okay. Quindi c'è proprio una disgregazione cerebrale di molti cittadini tarantini. Ok, certamente Renna voleva dire qualcosa, sì. C'è la inciviltà, sì, però sì. Ripeto, c'è un problema proprio strutturale. Cioè è la forma mentis, l'approccio, cioè io rabbrividisco, no, quando sento dire la domenica possiamo non raccogliere i rifiuti perché tanto in città rimane poca gente, come a dire, cittadini di Taranto, chi è il disgraziato che rimane in città si facesse il segno della croce e si subisse i cassonetti traboccanti, è come a dire al turista, tanto turisti non ne vengono a Taranto, quindi è inutile, quando non è vero. No. Ti non blocco è vero. Un attimo, certo. No, ti blocco un attimo. Questo discorso, io lo sai, sono sempre d'accordo con te, ma su questo argomento non ti posso dare ragione, perché nei nostri quartieri dove facciamo la differenziata, la domenica sono quasi 3 anni o 4 anni da quando è partita la differenziata che nessuno viene a raccogliere, ma non si crea quel disordine, quello scempio, quel putidume che vediamo in città e che è colpa unicamente dei cittadini. Non c'entra nell'AMIU, nel comune, che avrà fatto una scelta sbagliata il sindaco, ma non è colpa, è colpa degli sporcaccioni che riducono in quello stato la città. Irene, però c'è una cosa da dire, quando io vedo, è giusto, ci sono i cittadini che fanno quello che non dovrebbero fare, però quando io vedo il cassonetto
stracolmo che è arrivato a secondo piano di rifiuti e lì non solo è colpa di domenica, solo la domenica. Ma perché non vengono svuotati? Si la accumula. Domenica non vengono svuotati, ma il sabato sono stati svuotati e il lunedì saranno svuotati. Se la domenica succede questa cosa, vuol dire che c'è qualcosa o qualcuno che sta remando contro. Posso... E chiarisca che non sta remando contro il sindaco o l'amministrazione, perché tanto lo sappiamo, molti non li rivoteremo. È chiaro a tutti, ma non fate questa scelta sul territorio, fatela nella cabina elettorale. Alcune delucidazioni. Allora, l'AMIU purtroppo non è sotto organico, anzi, l'AMIU ha 530 dipendenti, che sono la bellezza del doppio di cui deve essere la forza, quindi abbiamo una forza non indifferente della pianta organica. Tant'è che abbiamo 27 milioni di euro all'anno di stipendi che pesano sulle spalle dei cittadini. Dov'è tutto il nodo? E qui devo fare un salto nel passato di 20 anni fa, e qui Luigi si incomincia a accendere la lampadina. La capacità di un uomo, come cito, di aver messo Marcello Palmintieri, capace di prima di tutto di tenere sotto controllo una città insieme agli operatori, insieme, e di farli lavorare dalla mattina alla sera. La notte, quando si faceva la pulizia stradale, che si levavano le macchine, si aprivano i tombini e si faceva la disinfettazione nel periodo di gennaio-febbraio, quando le uova si schiudevano. Allora oggi non ci trovavamo in questo periodo con le blatte dentro casa. Detto questo, il sindaco che fa sempre un bando di concorso per il presidente dell'AMIU e poi alla fine dice sotto il bando però sarà mia direttamente la nomina del... Di che cosa stiamo parlando? Di un'incapacità di un uomo di non sapere cos'è un'amministrazione comunale, forse non sa nemmeno cos'è l'amministrazione di un condominio, tant'è che i conti in rosso che ci sono, chi è l'assessore del bilancio? Ezio Stefano, un medico. Chi mette a fare l'assessore all'edilità? Una persona che fa il medico. No, una biologa. Devi mettere le persone competenti al posto giusto. Okay. L'avvocato, quando faceva l'assessore, aveva una delega perché lui era esperto in quel ramo. Allora, se tu hai queste capacità come sindaco, avrai un'amministrazione che sicuramente scioglierà cose positive per la città. Ecco perché poi lui trova la scusa che la domenica ci sono l'80% di quelli dello straordinario che fanno malattia. Allora mandali prima di tutto il medico fiscale a casa e falli controllare se è malattia vera o meno, numero uno, non per andare contro gli operai, ma per non approfittare delle tasse, ma che anche per cittadini. Verificare la posizione dei medici che rilasciano i certificati. Aldo, io sono pienamente d'accordo con questa cosa, però di grazia non è possibile, l'abbiamo detto prima, cioè siamo d'accordo sull'incapacità di amministrare, siamo d'accordo che non li vuole più votare nessuno, su questo siamo d'accordo tutti, però da parte dei cittadini puntare a questo sono cambiamento facendo quello perché che fanno parliamo quando non è andiamo corretto. Su a Milano si diceva, no? Andiamo a terra tutto pulito, non butto la carta, la butto nel cestino. Allora a Tardo, proprio per questo, la gente vede sporco e butta ancora. Forse sopra. Ci vuole lo sceriffo. Beh, lì ci vorrebbe certo qualcuno che gli fa le mute. Ci vuole lo sceriffo. Bravissimo. Ora Mancarelli mi chiedeva la parola, ma abbiamo l'obbligo della pubblicità. 3-4 minuti e saremo di nuovo in studio, anzi nel B&B Albergo Irene Lamanna. Albergo La Manna, per sentire Giampiero, l'avvocato Giampiero Mancarelli, pubblicità. Rieccoci in studio, terza parte di Polifemo, abbiamo parlato di vivibilità urbana, di cassonetti e quant'altro, cassonetti non svuotati la domenica, voleva intervenire l'avvocato Mancarelli. Sì, rispetto all'AMIU io penso che non bisogna usare mezze verità, insomma la responsabilità del sindaco e del centro-sinistra è grave e profonda, anche e soprattutto perché uno non si può consentire che un'azienda così viva di espedienti, quindi abbiamo anche la ricapitalizzazione che c'è stata, le delibere che vengono approvate per, insomma, essendoci bilanci in rosso, quindi che viene ricapitalizzata e quindi si sottraggono risorse ai cittadini per poter, insomma, ripianare i debiti dell'AMIU. Abbiamo, come diceva bene il consigliere Renna, la presenza di un numero di dipendenti più alto rispetto alle esigenze, però viene mal gestito, è una cosa che non ci possiamo permettere, anche perché se lo mettiamo in correlazione con un dato importantissimo, e quindi vengo al tema di cui si parlava. Allora, l'AMIU Taranto è proprietaria dell'inceneritore AMIU Taranto SPA, nonché dell'inceneritore, nonché di tutti
di tutta la filiera dell'impiantistica pubblica, unica in tutta la Puglia. In tutta la Puglia non c'è azienda pubblica che abbia tutta la filiera dell'impiantistica, dal compostaggio e quindi dall'inceneritore. In realtà potrebbe essere l'azienda che potrebbe avere i bilanci in attivo e avere una grande prospettiva anche economica e la possibilità quindi di abbattere i costi per i cittadini. Qui c'è una grossa responsabilità che io ho rappresentato anche al Partito Democratico, avendo avuto anche ruoli all'ambiente, insomma, nelle vicende che tutti conosciamo. È grave che l'amministrazione non decida il management in maniera seria e coerente, anche con l'ingresso di un'azienda che possa essere quotata in borsa, e ce ne sono due o tre in Italia, che possa realmente impiegare risorse anche private per far sì che l'inceneritore, che è obsoleto, possa essere messo in azione. Perché se noi pensiamo che paghiamo le tonnellate 130-140 euro a tonnellata nei pressi a un chilometro da Massafra a un privato, quando potremmo direttamente pagare e mettere in funzione l'inceneritore pubblico per poter abbattere i costi, questa cosa è una responsabilità gravissima che va chiarita, anche perché non si può più tergiversare. In ultimo, diciamo, il management, come si diceva, non viene nominato, non possiamo stare con dei a part time, con dei funzionari che vengono nominati senza che ci sia una prospettiva vera. Questo è il vero danno che la città di Taranto si sta facendo, con gravi responsabilità. La cosa che più mi sorprende è quando il sindaco dice: hanno ragione i cittadini, l'AMIU non funziona, i servizi dell'AMIU, dico io, in molti casi fanno schifo, ma più o meno questo è il senso. Bene, e uno dice: vabbè, ma sindaco, ma i vertici dell'AMIU li ha nominati lei, non è che li ha nominati lo Spirito Santo. Cioè, questo è il discorso, cioè, un sindaco che alla fine rinnega le sue scelte, perché sì, è onesto da parte sua dire l'AMIU non funziona, i servizi sono assai carenti, penosi, però alla fine qui si cambiano sempre gli orchestranti, i maestri di musica, ma la musica è sempre la stessa. Mi posso permettere anche di dire una cosa, Luigi, se mi consenti? C'è anche una sorta di di accaparrarsi, insomma, una sorta di un populismo sfrenato. Cioè, non si può chiedere all'amministratore dell'AMIU di essere tipo un avvocato, ma essere pagato con 1.550 euro. Insomma, stiamo scherzando. Bisogna ragionare seriamente di un management che abbia delle competenze, un background importante, e che possa però avere delle linee guida che devono essere dettate dal consiglio comunale, affinché questa azienda possa andare con un privato in borsa e poter essere anche appetibile, insomma. Bene, abbiamo una decina di minuti, ultimo giro, ripartiamo da Irene Lamanna. Beh, da dove ripartire per Taranto? Perché la denuncia ha importanza. Tu, Irene, svolgi la funzione di cane da guardia, tra virgolette, qualcuno dice gufo, però alla fine chi ti chiama gufo è caduto in disgrazia. Non lo vedo più. Fa un po' di footing ogni tanto, sì. Finché rimane al footing, quello di corsa va appunto bene. E dicevamo, però forse è il caso di, non ti sto invitando a scendere in politica, però dico, a questo punto bisogna anche fare qualcosa di programmatorio. Guarda, la cosa più importante da fare... Ecco perché dicevo, da dove ripartire? Da dove ripartire? Dall'amministrazione. Mi sembra logico. Devono, è il motore. Bisogna azzerare, ma non azzerare come è stato fatto ieri, azzerare, partire dall'anno zero e ricominciare, ma soprattutto fare una scelta. C'è qualche direttore d'orchestra capace? Perché poi il problema non ce n'è sul territorio, ce ne dobbiamo opzionare qualcuno da fuori, assolutamente. Importare un manager, importare qualcuno che nulla abbia a che fare con un territorio corrotto, dove finanche chi deve garantire la sicurezza è portato a dire: non sanziono perché io le persone di Taranto le conosco. Questa cosa non va bene, non va bene. Questo lo dice chi deve garantire la sicurezza pubblica, lo dicono molti amministratori, lo fanno molti assessori, purtroppo è così.
Quindi bisogna proprio andare su un'altra dimensione. Ormai Taranto si è rimpastata tante di quelle volte, ma alla fine abbiamo visto sempre le stesse persone e soprattutto sempre le stesse incapacità e abbiamo visto ripetersi sempre gli stessi errori. Quindi la prima cosa da rifare è cambiare dalla politica, cambiare l'amministrazione, cambiare la musica. Non va bene, non va bene, cioè bisogna essere più punitivi nei confronti dei cittadini, perché ormai i cittadini sono, vivono nel modus ormai è incancrenita, incancrenito da 40 anni, 50 anni di storia, quindi sono sempre stati abituati a vivere in un determinato modo e si comportano così e di conseguenza politica e amministrazione e purtroppo devo dire anche sicurezza pubblica prende la stessa strada. Così non andremo per esempio, mai da nessuna parte. Abbiamo qui a Taranto parte. Un fenomeno raccapricciante che è quello dell'abusivismo. Esattamente. Allora io dico, è vero che un'amministrazione comunale da sola non può fronteggiare, ma allora uniamo sinergicamente le forze dell'ordine. Mi hai servito un esempio assist. Su un piatto d'argento, la prossima volta te lo faccio trovare. Beh, nella... Ma poi me lo porto a casa no, o lo lascio qui? No. Okay, se guarda... Vabbè. L'abusivismo che va, inizia con i parcheggiatori e finisce con gli ambulanti, passando dalle attività ricettive che ormai si danno è una scia, l'apertura di un'attività ricettiva extra alberghiera è una scia, ma bisogna controllare. E poi c'è anche la questione de orso gazebo. E io faccio un discorso, è giusto che le regole si rispettino, però signori non dobbiamo farci forti con i deboli e poi essere deboli con i forti. Ci sono le regole, vanno rispettate, ma non applichiamoci sul poveretto che mette due tavolini in più fuori, quando poi ci sono, e lo sanno tutti, strade occupate, marciapiedi e manti stradali occupati che Dio solo lo sa se lo sa. Ma non solo, ma guarda, proprio ultimamente mi sono sentita costretta a dover riportare la voce alta sui parcheggi abusivi. Ora, qui sono stati spesi 350.000 euro a San Vito per rifare questo parcheggio proprio qui in via Latterini, che è stato tanto nominato da me, che è una proprietà privata dove con i soldi pubblici sono stati fatti dei parcheggi. Quindi voglio dire, tutta, immagino, la giunta comunale sappia che sa e a conoscenza del fatto di aver autorizzato questo parcheggio. Benedetto iddio, ma per quale santa ragione un parente o no direttamente l'amministratore comunale affida a delle persone la sua proprietà privata affinché venga fatto un parcheggio abusivo con tanto di cartello? Allora io posso anche dire sono buono, ti presto il mio terreno per una sera, fai quello che vuoi, va benissimo, però devi vigilare, non puoi ammettere che nella tua proprietà privata avvengano delle attività la cui destinazione è totalmente diversa da quella del tuo terreno. E allora? Quindi cosa ci insegna questa amministrazione? Qual è il messaggio? Vi autorizzo a fare gli abusivi e fatelo pure sulla mia proprietà? Ok. Aldorena, questa piaga dell'abusivismo è dilagante. Soprattutto io noto l'impotenza dell'amministrazione. Un accettare passivamente una situazione di ingovernabilità, di illegalità diffusa. Sì, loro poi... li chiamano casi sociali, ma i casi sociali vanno risolti diversamente. Vanno risolti diversamente. Allora, qui ci vuole una sinergia, come dicevi te, prefettura, questura, carabinieri, comunità. Di finanza, quando parliamo di prefettura, di parliamo municipale, tutte parliamo le forze infatti, dell'ordine. Ma anche la regione, perché la regione dovrebbe dare poi dei permessi a far sì che queste persone diventano effettivamente regolari. Altrimenti noi facciamo diventare gli abusivi, gli extracomunitari, tutti regolarizzati, a permettersi la sera dopo le 10
ad invadere Via d'Aquino, a vendere borse contraffatte e scarpe contraffatte. Peggio di Forcella. Peggio di Forcella. E i tarantini, che purtroppo devono lavorare perché la disoccupazione a Taranto è tanta, a fare il contrario. Allora, questa è un'amministrazione che ha buttato giù a terra proprio tutto quello che diceva effettivamente lì, il controllo del territorio, l'abusivismo, con la speranza che qualcuno abbia gli attributi per mettere per iscritto, perché come ho fatto io, ne ho messe per 14 volte per iscritto alla Procura della Repubblica tutto ciò che ho notato in questi 5 anni quasi di consigliatura. Di consigliatura, no, ma di cose effettivamente un po' particolari, diciamo, che hanno a che fare con un altro mondo. Però ancora oggi, se non fosse solo per il rinvio a giudizio che il sindaco ha avuto per quanto riguarda l'Ilva, il resto è tutto fermo. Okay. Macarelli, parlavamo di sindaci di importazione, non è che qualcuno vuole importare il sindaco del suo comune di San Marzano, l'onorevole Tarantino? Tra sindaci da importare, qualcuno potrebbe pure se dobbiamo scegliere, li scegliamo meglio, insomma. Mancarelli, allora il PD come ristrutturarlo, se lo si può ristrutturare? Bene. Anche perché questo commissariamento, ma posso riuscirà, meglio rottamare questo, ecco, punto. Riuscirà a riunire il PD? Cos'è questo? L'estremunzione profundis, quello che dicevo io. No, penso che sia puntuale la campana che suoni, che è arrivato il tempo di svegliarci, perché abbiamo per il prossimo anno delle importanti scadenze elettorali. Prima fra tutte Taranto, avremo Martina Franca anche tra gli altri, Mottola. Insomma, al di là degli scherzi adesso. Cioè, però bisogna vedere questo commissario che verrà, secondo me dovrebbe essere molto presente sul territorio. E poi dovrebbe unire, non so se ci riuscirà, perché comunque Guelfi e Ghibellini stanno nel PD. Io sono sempre molto laico in queste cose, allora faccio un ragionamento che penso possano aiutarmi anche gli altri che sono qui. Allora, il Partito Democratico, se diventa debole in provincia di Taranto, come lo è stato nelle ultime scelte, come dicevo prima, non facendo candidare chi poteva ambire e raggiungere l'obiettivo, fammi fare un po' di sana... recriminazione per quello che è avvenuto. Sì, certo, io non voto PD, ma se avessi scelto il PD avrei votato Mancarelli alla regione. Grazie, non grande. Voto il PD. Rispetto a questa, adesso al di là delle battute, oggi Taranto è non rappresentata in giunta regionale. Abbiamo una condizione per cui il Partito Democratico, a seguito di quello che abbiamo combinato, ci metto anche io, c'è una situazione di debolezza, il commissario sì dovrà venire, Luigi hai ragione, ma noi non possiamo consentire che il Partito Democratico diventa la dependenza dei baresi piuttosto che di altri, insomma questo vale per tutti, vale ancora di più per il nostro partito a cui voglio bene. Bisogna aprire porte e finestre, far rientrare tutti coloro i quali per ragioni di equilibrismo dei leader sono stati allontanati, parlo dalla Terza per arrivare a Palagiano, per passare ad Avetrana e via discorrendo. Bisogna rimettere una bella e grande comunità, mettere energie forti, noi invito direttamente la collega Lamanna a farsi vedere da noi e avremo il benvenuto, perché abbiamo bisogno di nuove energie, forti energie per la città, positive, io penso. Ma nel PD però non la vedrebbe. Ma guardate, però come commissario del PD mi piacerebbe. Luigi, io penso che al di là delle battute, al di là delle antisistema, lo scoop di Polifemo, Irene Lamanna, commissario del PD. Insomma, io penso in realtà che oltre all'orizzonte, oltre il Partito Democratico ci sia ben poco, se non i grillini e qualcos'altro, okay, che sono solo protesta. Okay. E quindi io penso che noi potremmo ancora avere dalla nostra un bel partito. Intanto, insomma, prima di chiudere, me la dovevo levare questo sassolino, politicamente risulta Taranto città politicamente depelillizzata, o no? Guarda, non mi interesso di questo. No, dico, politicamente si è riscontrata una sconfitta enorme di Pelillo e delle sue truppe pelilliane. Ma, alla salute, cin cin. E a questo punto non ci resta che salutarci. Non ci resta che piangere. No, io rido perché devo piangere.
Ma non è alcolico, non, è alcolico. Non so se vale. Con Taranto città defenilizzata, so io godo. Allora ringraziamo Irene Lamanna, presidente dell'associazione Taranto Turismo, e non solo, perché poi le altre ruoli. Poi diventa troppo lungo. Ecco. Ringraziamo l'avvocato Giampiero Mancarelli. Promuoverò un incontro con Luigi e Michele Periglio. Ma è più facile che gli assini volino in cielo. O che l'Inter vinca il prossimo scudetto. Questo non lo devi dire. Questo è riferito a me, lo sapevo. Vabbè, no, vabbè. Ringraziamo il signor Giampiero Mancarelli, ringraziamo Aldo Renna, consigliere comunale dei conservatori e riformisti. Ora il break pubblicitario, al rientro un momento importante, perché stiamo cercando di diffondere Polifemo anche nei comuni, e siamo questa settimana a Lizzano, perché lì c'è tutta una questione relativa al convento che sta per essere soppresso, e quindi abbiamo voluto vedere in che modo proprio le istituzioni si stanno battendo per far sì che il convento rimanga in piedi, ma non per un fatto così puramente ecclesiale, ma perché il convento rappresenta un punto di riferimento della realtà lizzanese, soprattutto per i più giovani. Pubblicità e poi un interessante incontro, dibattito sul convegno di Lizzano. Pubblicità. Questo è un ulteriore incontro che teniamo qui questa sera, sempre per cercare di tenere i riflettori puntati su questa struttura conventuale e sui nostri dati. Abbiamo fatto parecchie cose in quest'ultimo mese. Abbiamo organizzato marce di preghiere, abbiamo fatto una petizione, abbiamo inoltrato delle cartoline al ministro provinciale, abbiamo fatto un consiglio comunale monotematico, e questa è un'ulteriore serata, speriamo non l'ultima. E mai come questi giorni ci stiamo vedendo più spesso, no? Forse è l'occasione per condividere un momento che forse potrà anche andare a finire male, ma che voglio dire, tutti possiamo dire concretamente che questa storia è una storia bellissima, e noi di questo dobbiamo veramente rendere grazie al Signore. Io ho avuto la possibilità di vedere le foto di com'era questa struttura, insomma, emerge chiaramente questo legame forte tra il popolo di Lizzano e i frati e il convento e tutti questi uomini di buona volontà che dal nulla hanno creato una grande opera di Dio che, ripeto, potrà anche essere cancellata da scelte burocratiche, ma che resterà sempre una testimonianza tangibile invece di questo forte legame, di questo amore bellissimo tra Lizzano e i suoi frati. Perché il taglio di questa sera è che leggeremo alcuni passi di Lizzano e il convento degli Alcantarini, porta la data di pubblicazione 96. Io dico, Elena, che già nel titolo c'è tutta quella produzione che faceva il sindaco a cui mi associo, c'è questa idea forte, non solamente del sindaco, di tanti amici che ho sentito prima di questa serata, l'idea forte della simbiosi, dell'intreccio, di un catenaccio a doppia mandata, possiamo dire, tra il convento e Lizzano. Allora, dalla lettura del libro, che dicevo non è stato chiamato il convento degli Alcantarini di Lizzano, è la tripartita, professoressa, io l'avrei chiamato così questo libro, invece no. Poi l'ho capito adesso, l'ho capito in questi giorni che mi sono addentrato nel problema. Ho capito perché Lizzano e il convento, perché le due cose non vanno scisse. Perché parlare del convento significa parlare di Lizzano e viceversa. Quindi questo era il titolo formidabile, bisognava addentrarsi. Mi sono permesso in poche ore di dare una scorsa veloce alle 1000 pagine. Lo volevo dire alla fine, professoressa Di Paolo, ma quel libro di 1000 pagine, che è una grande testimonianza, una grande ricerca,
sarebbe opportuno che si facesse una riduzione di un centinaio appena di pagine, perché fosse divulgato anche tra le nuove generazioni, perché in 6 ore di lettura che io ho fatto, è una lettura amena, con tante date, tanta dovizia anche di particolari, in verità, con tanti documenti, beh, noi potremmo invece, attraverso un'ottantina di pagine, riuscire a dare una sintesi importante del contenuto di quel libro, che poi va studiato lentamente e letto, confrontato semmai con altri studi e con altri avvenimenti. Quindi la preghiera alla professoressa Di Bardi che si faccia, ecco, una riduzione divulgativa sì, di questa opera, di questo monumentale. La scelta di leggere alcuni passi tratti dal libro di Elena Tripaldi e di dire o di far percepire che cosa è successo dalla sua fondazione o dall'anno in cui si recintò questa grande area per stabilire che qui ci sarebbe stato, che sarebbe sorto il convento, siamo nel 700, XVIII secolo, 1734, e da questo periodo inizia un processo, una serie di avvenimenti che si susseguono, che interessano sì questioni burocratiche, questioni di autorizzazioni e questioni di decisioni politiche, ma che si intreccia inevitabilmente con quello che è stato poi lo sviluppo del paese. Ecco, allora, la preghiera a questo punto è che Maria Grazia, per favore, inizierà a leggere alcuni passi, sempre tratti dal libro della professoressa Di Bardi, e che, diciamo, che inizieranno a dare l'idea di un panorama storico in cui si sono mossi i primi passi. Prego, Maria Grazia. La fondazione del convento. I marchesi della Grada di Pizzano, Don Nicola Chiudia e la moglie Donna Porzia Sentra, ebbero grande importanza per la fondazione del convento San Pasquale Paio di Pizzano. Essi, fin dagli inizi del 1700, desideravano tanto fondare un convento per i frati scalzi di San Pietro di Alcantara e manifestarono la loro intenzione ai padri della provincia, residenti a Napoli, quel tempo capitale del regno, perché dagli stessi dipendeva il consenso. Contemporaneamente presentarono istanze e preghiere quasi continue ai religiosi dei conventi di Lecce, i quali però per circa 30 anni non accettarono per diversi motivi: perché il paese di Lizzano era troppo piccolo, perché non vi erano famiglie benestanti a cui i religiosi potevano eventualmente ricorrere nel bisogno, perché non vi erano né medici e né speziali, cioè farmacisti, e inoltre perché vi era la malaria a causa di alcune paludi che stavano vicino all'abitato. Finalmente però, dopo tante insistenze, l'8 agosto del 1732, il ministro provinciale, padre Gaetano di San Nicolò, concesse al marchese Don Nicola Chiudia l'autorizzazione di far erigere nella terra di Pizzano un convento in cui ospitare i frati della riforma alcantarina, detta così perché fu attuata da San Pietro di Alcantara, piccola città della Spagna. I frati alcantarini vivevano la vita religiosa con grande austerità ed in assoluta povertà. Avevano un solo abito, andavano sempre scalzi e dipendevano totalmente dalle elemosine. Nel leggere il libro di Elena Tripaldi, poi c'è un altro passaggio molto bello, che oltre un po' al giallo
che si vive, che si legge in alcuni momenti, poi eventualmente vi spiegherò di quale giallo si parli, c'è però l'altro aspetto fondamentale, che il feudatario a quanto pare sembrava e avvocava a sé la costruzione del convento. Invece, con dovizie particolari qui, Elena ha dimostrato invece che il castello è stato cofondato dal feudatario con tanti sforzi, anche sia dei frati sia anche dei cittadini lizzanesi, contraddicendo proprio quello che dicevano i frati provinciali allora, quando non volevano dare l'autorizzazione alla costruzione del convento, perché poveri. Invece la carità, anche l'opolo anche del povero, alla fine ha costituito o ha istituito una struttura di questo genere. Filippo. Il 14 giugno 1885 morì nel convento di Vizzana il fratellaio Fra Leonardo Moretto di Sant'Agostino di Oria. Aveva 78 anni, trascorsi sempre con vita esemplare. Il popolo lizzanese, che gli era molto affezionato, lo accompagnò fino al sepolcro con sincero pianto, cui fece eco la banda musicale. Anche i notabili del paese presero parte al mesto corteo. Fra Leonardo viveva nel convento di Lizzano da molti anni. I lizzanesi, che lo conobbero, raccontavano di essere stati testimoni di fatti prodigiosi da lui operati, come anche della sua grande carità verso i poveri e gli infelici di ogni genere, dello spirito di orazione e del grande zelo nell'osservare rigidamente le leggi monastiche. I lizzanesi videro innumerevoli volte Fra Leonardo mentre con il suo prodigioso bastoncello si recava a piedi, in pellegrinaggio, al santuario dei Santissimi Medici di Oria, sua città natale. Più volte notarono che il frate giungeva al santuario prima di coloro che durante il cammino lo avevano inutilmente invitato a salire sulla loro vettura. Egli compì innumerevoli prodigi. Moltissime volte nelle sue mani si moltiplicò il pane a favore dei confratelli e di non pochi bisognosi che andavano a bussare alla porta del chiostro del convento San Pasquale Paio di Lizzano. Egli seppe attirare a Dio tante anime sviate con la semplicità dei suoi ragionamenti. Quando il 15 giugno 1885 il corpo del defunto Fra Leonardo fu esposto alla venerazione del popolo lizzanese, venne in breve tempo privato dell'abito, che fu tagliato furtivamente dalla moltitudine di gente, la quale cercava di mostrargli un ricordo del santo religioso. Andrea Simone è un lizzanese, doc, è laurea magistrale in storia dell'arte, e come detto prima la sua tesi riguarda i conventi a Cantalini terra d'Otranto. Adesso io passo la parola perché tutto quello che dirò non sarà mai così affascinante quanto quello che racconterà Andrea. Pertanto questo microfono, prego, grazie mille. Grazie. Allora, una premessa che bisogna fare, ne parlavamo prima con Angelo e con il professor Rodia, qual è il tuo compito, qual è il compito dello storico dell'arte? Bene, in buona sostanza il lavoro dello storico dell'arte, quello che ho espletato con la mia ricerca sugli Alcantarini in terra d'Otranto. Lo storico dell'arte non è soltanto quello che guarda la tela o in questo caso un complesso conventuale e lo descrive così com'è, no? Lo storico dell'arte cerca di ricucire quelli che sono dei pezzi che nel corso del tempo si sono persi. La chiesa è... La chiesa e il convento di San Pasquale appartengono, pensate un po', a una serie di ben 15 conventi, quindi non è un unicum sul territorio, c'è sempre un perché. 15 conventi che vengono indicati sotto il termine di insediamenti alcantarini di terra d'Otranto o San Pasquale Paglio.
La domanda principale è quella che sorge spontanea, ecco, questi sono i puntini rossi che vedete, la dislocazione delle diverse chiese e conventi, e noterete che ce ne sono ben tre che vanno ben al di là di quella che era, quelli che erano, che sono i confini pugliesi, e vedremo poi perché. La prima domanda, dicevo, che sorge spontanea, e che magari, non so, qualcuno di voi si è fatto, dal quale poi sono partito io come ricerca: perché dei frati, un ordine spagnolo, quindi dei santi spagnoli, in un territorio come quello di Luzzano? Abbiamo parlato prima di quella che era l'ordine alcantarino, quindi che fa riferimento a San Pietro d'Alcantara, ma la cosa importante è che, appunto, e questo è il lavoro dello storico, il termine punto storico delinea questo, è che bisogna inserire ciò che vediamo nel contesto storico in cui è stato realizzato. Ecco, l'Italia, in questo caso il meridione, quello che allora era Viceregno di Napoli, era un territorio sul quale si concentravano le attenzioni dei maggiori reali d'Europa, perché era un territorio molto ricco e soprattutto offriva un affaccio sul Mediterraneo che era quasi completo, quindi si doveva passare per forza dal sud Italia. E in questo periodo, in realtà, a dominare, ecco perché poi quando si parla di questioni politiche sempre di dominio, sono gli spagnoli. Questo è l'Italia, era il viceregno spagnolo, e però i cronisti dell'ordine danno tre punti fondamentali che inducono gli alcantarini su questo territorio: la peste storica del 1656, la estinzione di un ordine definito dei Barbati e la venuta in Italia, in questo caso nel viceregno, del postulatore alcantarino padre Giovanni San Bernardo. Cosa succede? Succede che con la peste storica del 1656, che aveva venuto numerose vittime, fra queste vittime numerosi erano anche gli esponenti di questo ordine, dei Barbati. A causa anche di un decreto del Papa Urbano VIII, non potevano ricevere novizi, quindi non potevano avere nuovi adepti, e quindi si stavano estinguendo in buona sostanza. E casualmente si incontrano con questo postulatore cantarino, padre Giovanni San Bernardo, nel salone del viceré. Gli espongono il loro problema e, cogliendo la palla al balzo, padre Giovanni gli invita ad unirsi, dice, alla sempre più crescente famiglia degli alcantarini. Viene fatto da lì a poco tempo, e con il breve di Papa Clemente IX nel 1668 vengono prese le case di Santa Lucia al Monte, Napoli, di San Giacomo a Lecce, Santa Caterina a Brumonevallo, San Giovanni Battista a Rivallo e Santa Maria delle Grazie a Squinzano, e dislocato, diciamo così, come ordine sotto gli alcantarini, che giungono quindi gli spagnoli, ecco, in questo momento che arrivano fisicamente sul territorio italiano. Perché giungono, in questo caso presso il convento di Santa Lucia a Monte a Napoli, per assistere le anime dei soldati che erano di stanza a Napoli, quindi religioso e anche un motivo tecnico poi in buona sostanza. In poco tempo si arriva al definire quella che è la provincia con il breve di Papa Clemente X del 1675, e vedete che i puntini rossi che sorgono sono le richieste e i conventi accettati in quel periodo. Vedete, vanno a distanza di un decennio, per il primo secolo, per il 600, poi dal 1700 in poi si susseguono, ecco, quasi in maniera concatenata. Con quello di Luzzano nel 1734 si assiste ad un blocco improvviso. Un blocco improvviso per questioni tecniche, perché come potete vedere è molto vasta, la provincia, quindi tutto il sud Italia. Ma le case fondamentali, le case madri, sono quella a Napoli e a Lecce. Il problema si pone perché, dovendo questi frati per costituzione soltanto muoversi a piedi, quindi non potevano prendere la carrozza, era vietatissimo, rischiavano di essere proprio espulsi dall'ordine, sorge il problema perché diventava troppo faticoso, troppo dispendioso recarsi da Napoli, ad esempio, a Lecce. Quindi viene presa la decisione con
con Papa Benedetto XIV di dividere questa grande provincia e realizzarne due. Quella di San Pietro d'Alcantara, che prende terra di Capitanata e Lavoro, e quella di San Pasquale Baio, ben più piccola, nel 1642, che prende quindi il territorio della Terra d'Otranto, allora si denominava Terra d'Otranto, e Terra di Bari. Le case quindi facenti parte della provincia di San Pasquale Baio sono quelle che voi vedete lì elencate, sono tutte nella zona del Salento, con Lizzano e ad eccezione di Castellana, al quale si susseguono poi quelle di Capuzzo, Taranto e Chiaia, Chiaromonte e Olio. Vedete, quelle che hanno denominazione San Pasquale Baio sono quelle costruite ex novo, quindi il convento e la chiesa di Lizzano sono i primi ad essere costruiti su un territorio, diciamo, vergine, sul quale non era già presente altra chiesa. E dopo la soppressione napoleonica assistiamo agli ultimi due prese di possesso, quelle a Valletta e la Madonna del Carmine a Cosmino. Dicevo prima, si nota la presenza di alcune sfere fuori di quelli che sono i confini geografici della provincia. Perché si è permesso questo? Perché intercedono, e questo era il vanto degli alcantarini e spiega anche il perché giungono in Italia, si è potuto prendere possesso di questi di Chiaromonte e Posillipo perché intervengono i reali a dirimere determinate questioni. Infatti il rapporto con gli alcantarini inizia già con Re Carlo I d'Asburgo, quindi siamo in Spagna, che chiede a Fra Pietro di Alcantara di diventare il suo personale padre confessore. Da quel momento in poi il rapporto con la famiglia reale sarà strettissimo, e lo vedremo, è presente ancora tuttora nella chiesa di Lizzano. Sarà sancito diverse volte nel corso del tempo con Re Carlo II d'Asburgo nel 1683, quando ormai gli alcantarini sono già in Italia, Re Filippo V di Spagna e poi Re Carlo VI d'Asburgo nel 1722. Quindi, nonostante l'avvicendarsi, vediamo, Re Filippo di Spagna era Borbone, primo della casa spagnola, e Re Carlo VI d'Asburgo era austriaco, nonostante l'avvicendarsi di due famiglie reali sul trono, entrambe continuano a sostenere l'ordine degli alcantarini, quindi lo sentono come personale, è strettamente legato l'ordine degli alcantarini alla famiglia reale, principiando da Re Carlo I. La Juve è fede, amore e passione. Iscriviti allo Juventus Club Lizzano. È aperta la campagna di tesseramento 2016-2017. Vivi con noi le emozioni bianconere. Per informazioni, Juventus Club Lizzano, via Matteotti 22, Lizzano. Puoi contattare il presidente Antonio Marzo, 348 80 88803. Il vicepresidente Cristian Marzo, 349 68 00066. Il segretario Rossano Borraccino, 349 31 88 320. Il tesoriere Giuseppe Guida, 347 04 17 623. Il componente del direttivo Antonio Mancino, 388 75 30 179. Si garantiscono ai soci abbonamenti stadio stagione 2016-2017, biglietti stadio per ogni partita, gadget, tessera club, visione gratuita delle partite in Pay TV, inoltre collaborazione con la trasmissione televisiva Polifemo L'Occhio di Abate, in onda su Delta TV canale 78. E grida con noi, forza Juve fino alla fine! Unione Sindacale di Base, La Trovia, Taranto, Talsano in piazza Lo Iucco. Attività sindacale in tutti i settori, pubblico e privato. CAF, servizi di base, patronato, assistenza previdenziale, consulenza ed assistenza fiscale, assistenza legale. USB c'è, il sindacato dei lavoratori, fatto dai lavoratori. Sono convenzionati con USB Taranto, Nexus, Family, Financial Services, Mutui e Prestiti. Richiedi la tua consulenza. Submurena Talsano,
corsi SUB, corsi Nitrox, corsi BLSD, corsi per brevetti apnea e pesca subacquea, brevetti riconosciuti da enti pubblici e militari, sconti per iscritti USB. Unipolsai, assicurazioni Giorgino, eccezionali tariffe per gli iscritti USB. Corso Umberto 15, San Marzano di San Giuseppe, Taranto. L'ASD Giovani Crios è una scuola calcio qualificata, impegnata costantemente sul territorio tarantino e della provincia nel settore calcistico giovanile, nella struttura del Mato Sport di Lama e nella struttura coperta del Palamazzola di Taranto. Organizza amichevoli e tornei nazionali con società professionistiche di tutta Italia. Per informazioni rivolgersi al presidente Giuseppe Lafratta, telefono 328 10 89 905. Caseificio Vito Benedetto, via Liguria 57, Taranto. La nostra filosofia aziendale, dopo la linea senza lattosio, ci ha condotti alla ricerca di prodotti che esercitano funzioni benefiche per l'organismo. Ecco il Pro Bio Drink, bevanda con fermenti lattici e probiotici contenuta in una bottiglietta comoda e pratica da portare sempre con te. È una produzione totalmente artigianale che favorisce la normale funzionalità dell'intestino. Il caseificio Vito Benedetto, sempre attento nel reperimento di materie prime di ottima qualità, presenta inoltre il proprio latte fresco, raccolto da aziende agricole situate in zone montane venete, la cui aria sopraffina garantisce la genuinità e la freschezza del prodotto. Caseificio Vito Benedetto, via Liguria 57, Taranto. Nel centro storico di Taranto, Albergo del Sole, hotel corredato di tutti i comfort e dispone di 26 camere, una sala meeting attrezzata, internet gratuito e ampia zona bar. Albergo del Sole, ideale per soggiorni di lavoro o per una vacanza tipicamente turistica. Albergo del Sole, a Taranto in Piazza Fontana 45, www.albergodelsoletaranto.it. Autocarrozzeria 3C, una grande esperienza maturata in lunghi anni di lavoro su ogni tipo di automobile. Autocarrozzeria 3C e anche officina. Vi aspettiamo in Corso Annibale a Taranto,